Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di TuttoTech nella sezione bimbi. Cosa prepariamo stasera? Ho pensato di preparare la farinata di ceci. Lì potete già verificare che ho impostato nella mia settimana questa ricetta proprio per non arrivare all'ultimo momento e dire cosa cavolo preparo stasera. Con l'occasione vi insegnerò come trovare la funzionalità del tritare i legumi in modo tale che da questa confezione diventi la vostra farina, risparmiando un bel po' di soldini sull'acquisto, perché sapete bene che la farina di ceci ha un costo, i ceci secchi ne hanno ben un altro, molto più basso. Ma andiamo subito nel dettaglio. Prima di cominciare la nostra ricetta della farinata di ceci, dobbiamo rendere i ceci una farina. Come facciamo? Andiamo nella funzionalità tritare, eccola qua, e selezioniamo i legumi, legumi secchi. Noi avremo una dose tra i 150 e i 250 grammi. Lo impostiamo, versiamo all'interno 150 grammi di legumi. Vedete qui c'è il simbolino della bilancia? Andiamo a pesare i nostri 150 grammi di legumi. Versiamo i nostri 150 grammi di legumi. Ricordatevi il coperchio e ricordatevi di chiudere le porte perché fa un casino micidiale. Giriamo 30 secondi a velocità 10. Come sarà venuta la nostra farina? Giudicate voi. Polverizzati, ceci completamente polverizzati. Torniamo alla nostra ricetta, mettiamo da parte in una ciotola la nostra farina, posizioniamo una ciotola sul coperchio del bimbi con all'interno 450 grammi di acqua. Ecco qua, azzeriamo la tara e misuriamo 450 grammi. Perfetto, mettiamola da parte, andiamo avanti, inseriamo nel nostro boccale 150 grammi di farina di ceci. Tocchiamo il selettore della velocità, quindi questo, e portiamo alla velocità 2. Nel frattempo andiamo avanti con il passaggio successivo. Versare nel frattempo e molto lentamente l'acqua dal foro del coperchio. Vi ricordo che se anche mantenete il misurino, l'acqua scende tranquillamente all'interno del boccale, proprio a filo, come viene richiesto. Trasferiamo il composto in una ciotola e lasciamo riposare 30 minuti a temperatura ambiente. Ci vediamo dopo. Dopo aver fatto riposare il nostro impasto per 30 minuti, tiriamo via con un mestolo con i fori la schiumetta che si è formata. Renderà la nostra farinata molto più digeribile. Andiamo avanti, preriscaldiamo il forno a 220 gradi, rivestiamo una teglia del diametro di 26-28 cm con la carta da forno strizzata, bagnata e strizzata, dopodiché mettiamo il composto nel boccale, versiamo 25 g di olio extravergine di oliva, mezzo cucchiaino di sale, un pizzico di pepe nero. Posizioniamo il coperchio e il misurino e ruotiamo la manopola a livello 2 e adesso fino a livello 4 per 20 secondi. In questo modo frullerà e tutto l'impasto sarà più fluido. Rimuoviamo ancora la schiuma in eccesso. Vedete la schiuma? Dobbiamo andarla a rimuovere perché farà sì che il nostro impasto sia molto più digeribile. Aiutatevi con una schiumarola, io purtroppo non ce l'ho, mi aiuto con questo. Trasferiamo il composto nella tortiera e stendiamolo in una maniera uniforme. Se vi piace mettete un po' di rosmarino e versiamo un filo d'olio sulla superficie. Inforniamo per 50-55 minuti a 220 gradi. Il timer ha suonato, tiriamo fuori la nostra bellissima farinata. L'ho lasciata raffreddare un pochino, eccola qua. L'aspetto è veramente invitante, croccantino sopra, mi sembra morbida al tatto. Potete accompagnarla con dei salumi, con dei formaggi, oppure mangiarla così, che sarà sicuramente buonissima. Fatemi sapere nei commenti se vi piace la ricetta, cosa ne pensate e se avete dei suggerimenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!